Questo credo che sia il terzo video che realizzo riguardante, scusatemi, le baby borseggiatrici, quindi baby rom di Roma. Un nuovo caso della metro di Roma ormai sta diventando un problema veramente molto grave e questa volta essere ferita vittima di una rom, la stessa donna che qualche settimana fa era stata circondata e aggredita da un gruppo di piccole ragazze borseggiatrici alla fermata metro Barberini. Dopo la devastante esperienza, la signora avrebbe quindi deciso di acquistare lo spray al peperoncino per difendersi, per tutelarsi. Ieri la donna, 63enne, romana, mentre si trovava sulle scale mobili della fermata, però ha riconosciuto una delle minorenni e quindi ha cercato di fermarla. Raggiunta, la ragazzina prima ha negato ogni addebito e poi avrebbe iniziato a minacciare addirittura e ad aggredire la vittima. La vittima, la donna di 63 anni, quindi ha deciso di difendersi utilizzando, sfruttando lo spray al peperoncino e la concitazione del momento ha indirizzato verso di sé però il liquido urticante. Soccorsa quindi dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, ha rifiutato le cure mediche. Gli agenti però sono riusciti per fortuna a bloccare, tra virgolette, la ragazzina Rom e la sua amica che sono state quindi accompagnate al commissariato di Castro Pretorio per tutti gli accertamenti del caso. Entrambe senza documenti, 11 e 16 anni di età, quindi sono state affidate alla solita casa di accoglienza, una casa famiglia che si prenderà cura di loro. Ma sono convinto, e questa è una mia opinione, tengo a specificarlo, che queste ragazzine da quella struttura, chiamiamola protetta, se ne andranno quanto prima. Che significa? Significa che queste ragazzine, anche tra 1 o 2 giorni, da lì, da questa struttura, da questa casa famiglia, da questa casa di accoglienza, andranno via, evaderanno. Quindi è del tutto, serve dal mio punto di vista creare una legge nazionale, una ordinanza eventualmente di tipo comunale, che la RAGI dovrà eventualmente creare, secondo la mia opinione, anche se non credo che serva a molto, anche perché qui bisogna creare l'humus per intervenire. E intervenire bisogna farlo in modo costante e soprattutto combattendo alla radice il problema. Qui ci sono norme che purtroppo non vanno a garantire la sicurezza, secondo la mia opinione, ma vanno addirittura a destabilizzarla, sempre secondo la mia opinione personale. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto e a presto.